Money we didn't have. Clothes we didn't have. Napoli, Giuliano in Campania, in questo albergo a 300 metri dal mare, sono ospitati 350 profughi. The room is problem. Because 50 people or 60 people in the same room. Appena vedono le nostre telecamere, cominciano a elencare una serie di problematiche. Everything no good. Even this stuff they give our brothers, they are washing every day. They are washing that stuff. They are using that. Problem of money, problem of earth. We are living here. It's not good. La situazione si scalda, arrivano i mediatori culturali e i proprietari della struttura. Mi state solo lamentando, mi avete pensato a dire grazie agli italiani. Perdonami. No, sempre la metà. Avete pensato a dire grazie agli italiani? Avete pensato a dire grazie agli italiani che oggi state qua? Magari dormire in una camera. Pensate a dire grazie, non dite solo lamentare. Lamentare di cosa? Mangiate mattina, mezzogiorno e sera. Avete tutto quello che vi serve, indumenti avete, scarpe avete, soppa avete. Dire pure grazie agli italiani. Qui venerdì scorso è scoppiata la rivolta. I profughi lamentavano di non aver ricevuto il pocket money, i 2,50 euro che gli spetterebbero al giorno. E così hanno completamente distrutto la struttura, lanciando materassi e cuscini in strada. Loro non hanno voluto aspettare, l'hanno preteso quel giorno, per cui hanno preso rete, materassi e l'hanno messo fuori. Our place to sleep is not good. Everything is dirty. They don't speak about that. They give us towel. That towel no good. It's not good. I gestori della struttura si difendono. Qui si sta a quanto bene, perché una struttura 5 stelle e hanno tutti i servizi dall'A alla Z, perché ne siamo in tanti che lavorano con loro, che cerchiamo in tutti i modi di non farci mancare niente. Ma i profughi non ci stanno. They don't give us anything, don't wifi, don't clothes give is just only underwear and small t-shirt.